Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qua, ben ritrovati e buon fine settimana, dato che comunque è un sabato in cui non gioca la Juventus, non gioca la Serie A. Ieri ha giocato l'Italia, ha vinto per 1-0, ho visto soltanto il secondo tempo della nazionale, però non vorrei parlare di questo perché ieri c'è stata una grossa notizia sulla Juventus e vorrei cercare di approfondirla. Vi dico subito, non è il mio argomento, non è mia competenza, perché qua stiamo andando fuori dal calcio, stiamo andando davvero dentro il bilancio, dentro la finanza, dentro l'economia, e non sono per niente ferrato sull'argomento, quindi non sono qui per volervi spiegare la situazione, però ovviamente ho cercato di farmi un'idea su quello che è il numerino, no? Il meno 254 milioni che stiamo leggendo, e voglio capire anche insieme a voi, e quindi aspetto i vostri commenti, di cosa stiamo parlando esattamente. Per intenderci, questo video sarà una chiacchierata, prendetelo come valore assoluto zero, in cui io vi riporto quello che credo di aver capito inerente al CDA avvenuto ieri, ok? Per tutte le altre informazioni invece vi invito ad andare ad informarvi da altre parti, da organi più competenti, da persone più competenti che potrebbero aver scritto degli articoli, e a tal proposito vi consiglio di scaricare Numero 10. Numero 10 è un'applicazione con la quale sto lavorando e collaborando, trovate tanti miei contenuti inediti ed esclusivi per l'applicazione come articoli e video, e in seconda battuta ci sono ovviamente, in seconda battuta ci sono io, e in prima battuta ci sono anche articoli scritti da persone che magari masticano qualcosina di più rispetto a me di altri argomenti, quindi link in descrizione completamente gratis. Mi sono scritto alcune cose, solitamente nei video non mi scrivo quasi niente, anzi mai niente, però qua era giusto scriversi alcune cose da riportare, quindi perdonatemi, sarà un video abbastanza strano rispetto a quegli altri. Voglio iniziare così: il consiglio di amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio consolidato per esercizio chiuso al 30 giugno 2022, che evidenzia una perdita di 254 milioni di euro. È una perdita record per la storia del calcio italiano, stiamo parlando appunto di 254,3 milioni di euro di perdita. È il quinto esercizio di fila in rosso per la Juve, 19 milioni nell'anno 17-18, 40 milioni nel 18-19, 90 milioni nel 19-20, 210 milioni nel 2021, e adesso abbiamo superato assolutamente il record e ci siamo portati a 254. Prima il record era dell'Inter, tipo 240, quindi ehi, abbiamo vinto, ma questa non è una cosa assolutamente positiva. Passo indietro prima di entrare nel dettaglio: non ci sono state le dimissioni di Nedved, e devo dire la verità, questa cosa mi sorprende perché me le sarei aspettate. Ho parlato ieri di questa cosa in un altro video, lo trovate sul canale YouTube. Mi fa impressione sapere che Nedved è ancora dentro, quindi vorrei capire esattamente in che direzione stiamo andando a livello di decisioni sportive. Però ieri di decisioni sportive non si è parlate, era un CDA, e quindi cerchiamo di rimanere all'interno, no, di quello che hanno deciso. E tra l'altro il 28-10 ci sarà l'assemblea dei soci, quindi tra circa un mese e quattro giorni, in cui magari lì invece si parlerà anche di questioni inerenti al campo, e vedremo se non sarà lì eventualmente la dimissione di Pavel Nedved o qualche decisione inerente alla guida tecnica, non lo so, magari potrebbe essere lì. Ripeto, sono cose che non mi competono, non è il mio ambito, non ne so niente di quello che si fa qua, però poi eventualmente ne parleremo più avanti quando andremo in direzione assemblea dei soci. Ok, principali fatti di rilievo dell'esercizio 21-22, perché di questo si sta parlando, è l'analisi dell'annata 21-22, quindi quella conclusa lo scorso anno. Che cosa impatta all'interno di questi dati? Gli effetti della pandemia da Covid-19, che era ancora in corso lo scorso anno. La stagione sportiva della prima squadra, delle Women, dell'Under 23, della Primavera, quindi si va a considerare tutto. Ovviamente la prima squadra è l'agglomerato maggiore, e l'anno scorso si è conclusa con l'acquisizione di zero titoli, quindi zero trofei portati a casa, il passaggio dei gironi di Champions League, l'uscita agli ottavi e appunto l'eliminazione, la qualifica a questa altra nuova edizione della Champions, in cui adesso invece non stiamo facendo bene, ok? Quindi queste sono un attimo le cose che vanno a impattare. Poi ovviamente dentro ci sono i diritti televisivi, ci sono i soldi che vengono generati dalle partite, ci sono gli sponsor, quindi tutto quello che concerne la stagione sportiva della prima squadra. La campagna trasferimenti 21-22, per intenderci quella in cui cediamo Cristiano Ronaldo e a gennaio compriamo pure Dusan Vlahovic,
e le operazioni di aumento di capitale sociale fino a 400 milioni che si sono svolte a fine dicembre dell'anno scorso, quindi fine dicembre 2021. Queste sono le cose tenute in considerazione, no? Perché stiamo parlando del Consiglio di Amministrazione che ha valutato fino al 30 giugno 2022, quindi quello che è successo l'anno scorso fino al 30 giugno 2022. C'è stato un aumento del costo di lavoro, non tanto perché ci siano più dipendenti Juve o ci siano stati degli aumenti, semplicemente perché durante la pandemia, ricorderete, c'era stata la richiesta della società alla squadra di tagliarsi l'ingaggio e quindi questa cosa non era più valida e quindi troviamo anche, no, la perdita, quindi la voce a bilancio di questa perdita perché non ci sono stati più questi tagli. Abbiamo anche qualcosina in più inerente ai ricavi da stadio che erano soltanto di 8 milioni nella stagione precedente, arriviamo a 32 della stagione passata, ma attenzione perché nella stagione 2018-2019 erano ben 74, quindi la Juventus qua dovrà lavorare e ci torneremo sopra tra poco perché c'è una nota all'interno del comunicato pubblicato, il PDF pubblicato sul sito della Juve, che mi sono segnato perché ho trovato interessante l'argomento stadio. Sapete che l'argomento stadio, secondo me, al momento è abbastanza di attualità, vorrei andare a leggere esattamente quello che ha deciso di fare la Juventus. Quindi, approvazione del piano triennale 23-25, quindi 2023-2024-2025, perché l'idea in questo momento è intanto di dimezzare al prossimo CDA questa perdita, questo netto, e lo farai attraverso le operazioni che verranno eseguite all'interno di questa, no, stagione, quindi dal 30 giugno, quindi dal 1 luglio, l'apertura del mercato estivo, fino al 30 giugno 2023. Questa sarà la volontà della Juventus tramite appunto gli ingressi dello stadio, la qualificazione alla Champions, che in questo momento potrebbe essere messa in discussione, l'uscita ai gironi, che in questo momento sembra essere probabile, le campagne acquisti, già l'ultima l'abbiamo praticamente, se vogliamo, chiusa in attivo o poco più, poco ci mancherebbe, perché con la cessione di De Ligt poi si è andato a finanziare tutto, quindi l'aumento di capitale assorbito, la campagna acquisti un attimino al risparmio, se vogliamo, e poi gli effetti dello stadio, gli effetti della prima squadra, e questo si gioca tutto su un piano in cui siamo ancora in corsa, però sappiamo bene che dobbiamo svegliarci, quindi l'obiettivo è arrivare a generare una sorta di equilibrio all'interno del bilancio. E infatti il piano di questi tre anni, sentite quanto mi sto impappinando in questo video, prevede questo: equilibrio economico e finanziario di medio-lungo periodo, mantenimento della competitività sportiva, eccellenza nelle operation con incremento della visibilità del brand Juve nei mercati internazionali, rafforzata integrazione dei temi ESG nel business model, e qua capite che stiamo andando in argomenti in cui io proprio non ne so niente, ruolo attivo nel processo di riforma ed evoluzione sostenibile e inclusiva nella sport industries, quindi qua probabilmente si parla di, non lo so, discorsi legati alla Superlega o al cambio di riforme per la Champions, immagino possa essere una roba di questo tipo. Quindi c'è questo piano di triennale che va dal 23 al 25, in cui ci si dà degli obiettivi e si cerca di realizzare, di concretizzare questi obiettivi. E poi dicono fatti principali di principale rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2022, quindi dal 1 luglio 2022. E quindi la prima fase della campagna trasferimenti 22-23, quella che abbiamo banalmente appena concluso, e campagna abbonamenti. E qua io ci vorrei, appunto, come dicevo prima, andare un po' più nel dettaglio, perché ci sono scritte cose interessanti. La campagna abbonamenti 22-23 si è conclusa con numero 20.200 abbonamenti stagionali per un ricavo netto di 22.9 milioni, inclusi premium seat e i servizi aggiuntivi. Tali dati, in leggera diminuzione rispetto alle ultime campagne abbonamenti delle stagioni pre-pandemia, derivano anche dalla scelta della società di non mettere in vendita ulteriori abbonamenti, aumentando così la disponibilità di biglietti per le singole partite di campionato. Che cosa significa? E praticamente Juventus ha deciso di non mettere in vendita tutto all'interno della campagna abbonamenti per avere più biglietti in vendita libera, per intenderci banalmente. E questa potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio, se vogliamo, perché se io compro abbonamento a inizio stagione sono quasi certo di andarci sempre. Io ricordo che quando ho fatto io l'abbonamento, quindi il secondo e il terzo anno di Stadium, secondo e terzo anno di Conte, se c'era magari quella volta che non riuscivo ad andarci, tramite tessera al tifoso si riusciva, no, a vendere l'abbonamento, a cambiare il nominativo.
oggi è probabilmente più difficile, quindi se hai fatto l'abbonamento ti conviene andarci, perché comunque il posto che te lo compra, che dato che la vendita libera ha ancora tanti biglietti a disposizione anche senza aver fatto l'abbonamento, quindi non so se a livello vero e proprio è stata una scelta intelligente oppure no, perché continuo a vedere tantissimi biglietti sempre in vendita, sempre a esposizione, che si traducono in tantissimi posti vuoti allo stadio. Quindi, ricapitolando, cerchiamo di andare nella ciccia grossa, cerchiamo di concludere questo video nel migliore dei modi. Perdita record per la Juventus, 254 milioni. Mai nella storia del calcio italiano si era segnato un rosso, un passivo di bilancio così pesante. Però la Juventus a quanto pare non è preoccupata. Non è preoccupata perché il 28 di ottobre con l'assemblea dei soci qualcosina si potrà fare e quindi vedremo che cosa faranno. E soprattutto dall'anno scorso, quindi dalla stagione 21-22 a questa stagione, si dovrebbe essere riusciti a fare qualcosa di positivo lato mercato, lato introiti dello stadio, insomma tutte queste cose qua dovrebbero a un certo punto riuscire a mettere una pezza su questo rosso record, portandolo addirittura alla diminuzione, a dimezzarsi. È ovvio che poi si passa anche dal percorso sportivo che farà la squadra, perché non passare i gironi di Champions significa andare in Europa League e quindi un bel taglio netto all'interno di quelli che saranno gli introiti della Juventus. Attenzione, magari anche qualche sponsor, perché magari Adidas ha una clausola nel contratto che ti dice se giochi in Champions ti do questo, se non giochi in Champions ti do questo meno X, quindi anche questo potrebbe essere un danno economico. Se non ti qualifichi per la Champions a fine anno e magari ti qualifichi già per l'Europa League, perdi gli introiti, perdi dei diritti televisivi, probabilmente perdi degli abbonamenti ulteriormente o comunque quelli in vendita libera non ti verranno mai acquistati e quindi e magari poi sei anche costretto, no, a cedere qualche giocatore nella campagna trasferimenti a un prezzo ancora più basso rispetto a quello che hai in mente te. Quindi per intenderci, la Juventus oggi non è che stia nuotando nel denaro, tutt'altro, ma sta lavorando in maniera intelligente per cercare di distruggere questo passivo e arrivare a un'idea di sostenibilità che non può essere immediata, avrà bisogno di un paio di stagioni almeno, c'è questo piano triennale per cercare nel 2025 di essere molto molto tranquilli, lasciandosi alle spalle gli effetti della pandemia, lasciandosi alle spalle una cattiva gestione finanziaria anche degli ultimi anni, lasciandosi alle spalle degli aumenti di capitale che hanno salvato letteralmente la Juventus, perché in due aumenti di capitale di 600-700 milioni siamo ancora qui a dire però non siamo ancora a posto, e speriamo che si possa valorizzare lo stadio, perché lo stadio per la Juventus è un piccolo gioiellino che nei primi anni era stato usato alla perfezione e che oggi probabilmente anche dopo la pandemia, quindi il tifoso che non era più abituato ad andare allo stadio adesso dice ma allora che cosa ci vado a fare, i prezzi sono più alti, la squadra non gira, quindi c'è tutto un discorso dietro probabilmente relativo anche al tifoso che è stato colpito dalla pandemia, però lo stadio deve essere rimesso in prima linea perché è uno dei punti forti della Juventus, e anche le altre squadre tipo Milan e Inter si stanno attrezzando per avere uno stadio di proprietà, verrà buttato giù San Siro, verrà fatto un nuovo stadio, perché si sa che da lì passa tanto se non tutto, perché è un vero e proprio gioiello e dovrebbe essere il fiore all'occhiello della nostra squadra. Invece oggi forse è diventato il problema più grande, perché il tifoso non ha più quel rapporto che aveva prima con la squadra, e questa cosa la noti proprio dallo stadio. Niente, spero di aver riassunto bene la ciccia grossa, poi ribadisco, i dettagli ragazzi non ve li posso dire perché già questo video per me è stato molto difficile da realizzare, perché ho cercato di dire quello che credo di aver capito ma che potrebbe essere totalmente sbagliato. Quindi invito chi magari ne mastica di più, chi l'ha studiata davvero questa roba, a farmi sapere se sono stato bravo qui sotto nei commenti e se ho sbagliato qualcosa, spoiler, sicuramente sì, di correggermi in modo da avere una visione più chiara possibile da parte di tutti e soprattutto per cercare di fare informazione e non disinformazione. Ieri ho fatto quel post su Instagram, su Twitter, sulla community di YouTube, dicendo che prima pensavano di non avere soldi, ora siamo certi di non avere soldi. Qualcuno non l'ha apprezzato tanto, era una battuta, ovviamente era una battuta, si faceva per ridere, per evidenziare questo grosso rosso, però Juventus lo sappiamo, ragazzi, sta lavorando per cercare di intanto
tagliarne una bella fetta e poi distruggerlo completamente. Ad oggi non ci siamo riusciti, anzi ad oggi siamo nella storia del calcio italiano con la perdita più alta, no? Vi ho spiegato le motivazioni, ma vi ho anche spiegato che Juventus dal prossimo CDA dovrebbe tirar fuori un bilancio sicuramente migliorato, e la speranza è che nel giro di due stagioni possa addirittura avvicinarsi allo zero, quindi essere in positivo dopo queste 5 stagioni di rosso, probabilmente anche la sesta dell'anno prossimo, e poi speriamo che dalla settima invece possa esserci un po' di verde.